Amici di Marche Verde, ben trovati alla nostra trasmissione dedicata interamente alle filiere alimentari. Percorsi che vedono il prodotto nascere dalla terra, dal campo e arrivare alla nostra tavola. Ogni tappa è certificata, tracciabile, rintracciabile. In queste filiere alimentari crede molto la Regione Marche, che le sta finanziando con il suo programma di sviluppo rurale. In questa puntata parliamo di filiera dei cereali e allora iniziamo questo nostro viaggio partendo proprio da questo meraviglioso campo di grano. E parliamo dunque della filiera alimentare dei cereali, lo facciamo con il signor Gianfranco Scattolini, presidente della cooperativa Il Biroccio di Filottrano, una cooperativa storica nata negli anni 70. Ecco, con quali obiettivi nasce il Biroccio? Allora, la cooperativa nasce con l'obiettivo di produrre pane per i soci, perché mio nonno, che era un socio fondatore, in quel periodo avevano difficoltà ad avere un prodotto buono in campagna. Ancora in quel periodo andava di moda di andare a consegnare dei prodotti agroalimentari in campagna, quindi c'era stato un periodo che c'era difficoltà e 120 soci fondatori hanno fondato questa cooperativa. E oggi siamo 600 soci e oggi lavoriamo a tutto campo sul settore agroalimentare. Lavoriamo anche con i prodotti per l'agricoltura, mezzi tecnici, tutto quello che serve per l'agricoltura, grazie ai soci. Ecco, voi avete fatto una scelta importante che vi sta premiando, quella appunto di intraprendere il percorso della filiera dei cereali. Come mai questa scelta? Cioè, la scelta di abbracciare la filiera dei cereali creata dal PSR della Regione Marche, che devo ammettere, non per piaggeria, ma che è stata una scelta ottima fatta dalla Regione, è dovuta al fatto che negli ultimi anni il prezzo dei cereali e dei prodotti dell'agricoltura, dei cereali in particolare, subivano delle variazioni di prezzo da anno in anno in modo incredibile. Noi siamo passati dal 2009, che il prezzo del grano era arrivato intorno ai 50 euro, al 2010, che abbiamo dovuto vendere il grano a 14 euro. Quindi ci siamo messi insieme 700 agricoltori della Regione Marche, insieme a tante cooperative e a tanti centri di stoccaggio, per cercare di creare una filiera con un contratto di vendita, contratti di coltivazione, che garantisce all'agricoltore un prezzo giusto. Ecco Scattolini, spieghiamo bene che cosa significa filiera. Allora, la filiera significa controllare dal sistema di coltivazione al seme certificato al disciplinare di produzione per arrivare a un prodotto finito che noi denominiamo a marchio QM. Marchio QM è il marchio della Regione Marche che garantisce la qualità dei prodotti, con un disciplinare che ci impegna anche nell'uso di tutti i prodotti, dai concimi ai pesticidi alle tecniche di lavorazione, per riuscire ad avere un prodotto sano. Dunque un percorso controllato dal campo alla tavola, dove appunto quando arriva al consumatore. Ecco, un impegno grande quello che si assumono le aziende che fanno questa scelta. Sì, è un impegno grande, perché è un impegno che li obbliga a controllare ogni fase di lavorazione, a dare un prodotto sano e genuino per i cittadini. Ecco, oggi le farine che escono dalle vostre filiere servono per produrre di tutto, producete pane ma anche dolci. Allora, la macrofiliera dei cereali delle Marche, denominata Futuro Cereali delle Marche, abbraccia sia il grano duro per circa 600.000 quintali all'anno e sia il grano tenero per circa 15.000 quintali all'anno. Il grano duro abbiamo un contratto con un pastificio a livello nazionale, il più grande in Italia, che ci assicura l'assorbimento di tutto questo quantitativo, e per il grano tenero noi lo trasformiamo in pane e dolci come cooperativa Il Biroccio, perché Il Biroccio, fra le sue attività, come dicevo prima, ha anche un forno. Presidente Scattolini, grazie. Adesso allora andiamo a conoscere uno dei soci della cooperativa Il Biroccio, che ha aderito appunto alle filiere.
Siamo dunque con Enrico Vaccarini, uno dei soci della cooperativa Il Biroccio. Parliamo ancora ovviamente di filiere dei cereali finanziate dalla Regione Marche tramite il PSR. Ecco Vaccarini, due parole innanzitutto per illustrare la sua azienda. La sua azienda nasce negli anni 70, alla fine degli anni 70, ma ha una tradizione di mezzadri. Il fatto stesso che ci chiamiamo Vaccarini, probabilmente deriviamo da una famiglia di allevatori, quindi abbiamo fatto sempre questo lavoro qui, penso fino al Medioevo. Quindi la nostra non è stata, diciamo, non abbiamo cambiato niente, abbiamo proseguito nella tradizione fin dall'inizio. Mio papà era un mezzadro e quindi noi abbiamo acquistato, noi figli, siamo tre maschi, e abbiamo acquistato i primi terreni negli anni 70, 75 più o meno, quegli anni lì. E abbiamo incominciato questa diretto coltivatrice, l'attività, abbiamo proseguito l'attività come diretto coltivatore. Oggi conduciamo, siamo quattro soci, abbiamo diverse attività, fra l'altro quella prevalente chiaramente è la produzione di cereali. La nostra azienda ne produce circa il 50% della propria superficie, più che altro è grano duro, ma anche grano tenero in buona parte. Dai 4 ai 5 mila quintali produciamo, è un'azienda di 200 ettari circa. Oltre a produrli i cereali, li molite anche, avete un moderno impianto. La molitura a pietra è stata anche una scelta non solo dal punto di vista economico, che speriamo che sia positiva, fra l'altro è tutto da vedere, però è anche una, cioè uno ci deve credere nelle cose, quindi io ritengo che sia una, si sta perdendo nella nostra zona. Abbiamo ritenuto opportuno investirci e per anche cercare di dare un prodotto che noi siamo abituati a mangiare. Cioè da millenni l'uomo ha mangiato sempre il grano macinato nella sua interezza. Con l'arrivo dei mulini a cilindri, non che i mulini, non voglio demonizzare per carità un tipo di produzione, però si è cambiato il sistema di molitura e quindi le farine raffinate a certe persone, per fortuna poche, possono dare dei problemi e noi ripristinando questo tipo di tradizione riteniamo che ci sia uno spazio magari marginale nella commercializzazione delle farine, però che possa essere importante anche per la salute di certe persone. Parliamo di molini a pietra ma di concezione molto moderna, andiamolo allora a visitare. Siamo entrati nel mulino, queste che vediamo alle nostre spalle sono appunto le due macine a pietra, di concezione però moderna, dicevamo. Sì, diciamo, come dicevo prima, noi facciamo parte di due filiere in pratica. La macrofiliera, quella che spiegava anche il presidente Scatolini, è con, il, diciamo, con i mulini per il grano duro. Noi praticamente immagazziniamo il grano, lo conserviamo con la refrigerazione perché non mettiamo prodotti chimici nella conservazione, quindi abbassiamo la temperatura durante l'estate e poi quando la cooperativa ci dirà di conservare, di consegnare, noi lo carichiamo nel camion e lo portiamo al pastificio. Per il grano tenero, per quanto riguarda la mia azienda, noi facciamo parte di una microfiliera che è sempre collegata al Biroccio. Praticamente produciamo il grano tenero, lo immagazziniamo con lo stesso concetto, viene prepulito, poi immagazzinato, conservato con la refrigerazione e poi trasformato però in azienda in questo caso. E viene trasformato con queste macine che sono alle mie spalle, sono state acquistate in Austria l'anno scorso. Le dimensioni delle macine sono da 120, che sono quelle comuni che c'erano qui nella zona. Se voi pensate che lungo la valle del Musone c'erano una ventina di mulini una volta, di cui uno fortificato degli anni 1000, che sta il Polverini, che sta proprio a 10 km da qui. Questo tipo di macinazione non abbiamo fatto niente di nuovo, abbiamo proseguito con il vecchio metodo, con quello che era la tradizione, insomma, ecco questo. I prodotti appunto che mirano anche a dare qualità, insomma, e sicurezza al consumatore finale. Tutto questo è nell'interesse anche del consumatore. Parliamoci chiaro, non è il risvolto economico di questa attività per quanto riguarda noi è, io spero bene, ma sarà probabilmente limitato. Però uno ci deve credere nelle cose, quindi noi pensiamo che mettendoci la faccia, dicendo che i prodotti vengono da
controllati, certificati con il marchio QM, eccetera, il consumatore stia un po' più tranquillo dal punto di vista anche sanitario, ma anche per la propria salute, insomma. Ecco. Parlando di filiera dei cereali, con il presidente Scattolini ci siamo spostati a Filottrano, nell'azienda di Auro Bracaccini. Sì. Auro, innanzitutto ci parla un po' della sua azienda, 130 ettari di terreno. Sì, è ubicata in tre comuni. Man mano che c'era sti fondi da poter acquisire, Auro si è mosso e sono arrivato a sti famosi 130 ettari circa. Che cosa coltiva? Coltivo 50% grano duro e 50% girasole. Lei ha scelto di percorrere la strada della filiera, come mai questa scelta? È un associazionismo, è una tranquillità per noi agricoltori in quanto riguarda la commercializzazione del nostro prodotto. L'importante è farlo in una certa maniera perché l'azienda trasformatrice vuole la qualità. Nel concetto di filiera c'è il fatto che il prodotto nasce dalla terra che abbiamo accanto e arriva sulla tavola del consumatore controllato passo passo. Ecco, questo che cosa ha comportato anche per la sua attività? Ti devi attenere a certi regolamenti dei disciplinari fatti dalla Regione Marche e quant'altro si riesce a poter dare tracciabilità a dei prodotti e quindi il consumatore deve stare, non perché lo dice il tosto scritto quanto produttore, ma deve stare ben tranquillo perché anche il sottoscritto ha i figli, avrà dei nipoti magari e quindi sto bene che è di tutti, terreno magari agricolo e quant'altro, bisogna preservarlo nel migliore dei modi e anche tutelando il consumatore, dandogli un prodotto di qualità. Lei ha investito molto anche nei macchinari. Certo, ho macchinari efficienti di ultime generazioni, quindi anche affidabili quanto riguarda prodotti, dico una parola grande, i vari pesticidi che si può dare in agricoltura, ma se io li trovo in commercio, li distribuisco con un macchinario efficiente a determinate dosi e quindi preservo sia l'ambiente sia la cultura che io sto facendo, quindi ne traiamo vantaggio tutti. Prodotti buoni e sani. Sì, sì, senza dubbio. Questo io lo posso garantire perché, come ripeto, le mie radici no, vengono da lontano. Però sono stato sempre appassionato in agricoltura perché ho seguito le orme di mio padre. Ho lavorato un certo periodo fuori, poi per necessità familiari sono rientrato e quindi ci tengo in particolar modo che il nostro piccolo ma grande ambiente si venga mantenuto nel migliore dei modi. Auro, ci siamo spostati accanto a uno dei suoi macchinari. Ecco, ci può parlare di questo, che è richiesto un investimento importante? Sì, l'investimento è abbastanza sostanzioso, diciamo, però essendo l'unico operatore in azienda ritengo opportuno avere dei macchinari efficienti e che mi faccia più di una lavorazione con un unico passaggio. Esempio, questa è una seminatrice combinata. Quanto riguarda il primo macchinario è erpice rotante, mi prepara il terreno. Il secondo è un rullo che mi compatta il terreno nel migliore dei modi. Poi passiamo alla seminatrice che è questa che mi semina, in questo caso il cereale. E poi sulla seminatrice distribuisco anche il concime localizzato. Quindi con un unico passaggio io faccio una, due, tre, quattro lavorazioni e elimino i vari famosi gas serra che mi potrebbe rimettere la macchina, ma se uso un altro tipo di lavorazione con più trattori penso che l'emissione gas serra sia di più di questo macchinario qua, quindi ho voluto bene sia a me quanto riguarda consumi vari ma anche al nostro caro ambiente. E anche al consumatore finale, perché diceva che questa parte della macchina che l'aiuta a distribuire il concime distribuisce la giusta dose di concime. In cabina c'è un computerino che mi dà la giusta dose di concime o di seme che io vado a distribuire. Basta entrare in un certo meccanismo e tu sai che alla fine giornata hai fatto tot ettari e tot cereale e concime assieme, quindi l'innovazione è quella che ci vuole. Che aiuta lei e anche l'ambiente. Sì, aiuta tutti. Sì.
in particolar modo l'ambiente. Siamo giunti al termine di questa trasmissione dedicata alla filiera dei cereali. Ecco, Scattolini, abbiamo visitato due aziende importanti, rappresentative di questa filiera. Un modo per spiegare anche al consumatore finale qual è il percorso che questi prodotti fanno dalla terra alla tavola. Ecco, tutela dell'ambiente ma anche del prodotto finale, è insomma il messaggio che vogliamo lanciare alla fine. Sì, quello che è importante è che il consumatore finale ha un prodotto garantito, genuino, che è controllato giornalmente e poi garantito alla Regione Marche con il marchio QM, che è una garanzia per il consumatore. Ecco, quindi un messaggio positivo quello che vogliamo lanciare: fidiamoci del prodotto che nasce dalla nostra terra e soprattutto appunto perché c'è un ente come la Regione che lo certifica. Senz'altro, dobbiamo rassicurare i cittadini a mangiare cibo italiano, a mangiare cibo marchigiano, perché c'è la Regione Marche che lo certifica e ci dice che è un prodotto buono e sano più di tutti. Bene, grazie Scattolini, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Marche Verdi torna alla prossima puntata.